Ma noi abbiamo ricevuto una chiamata che chiedeva soccorsi per una slavina che avrebbe interessato appunto l'hotel. In questo momento c'è una colonna di soccorritori con a capo la turbina che sta evidentemente creando le condizioni di viabilità adeguata per arrivare all'hotel e quindi siamo in attesa di sapere se ci sono novità rispetto a quanto ci è stato comunicato telefonicamente. E in cosa consiste l'interessamento di questa slavina? È evidente Presidente, che intanto le viviamo chiedo due scusa e mi giorni. aggiungo subito a quanto accaduto ad Amatrice, a quell'hotel Roma dove all'inizio si pensava, si temeva ci fossero 30 persone all'interno e poi il bilancio fu meno grave del previsto. Lei ha certezza di un numero di persone Noi che... abbiamo un elenco di 20 ospiti nella struttura dell'hotel Rigopiano, più di addetti all'hotel stesso. Chiaramente, dicevo, il problema ulteriore è che a 2 giorni non abbiamo luce, quindi la fornitura di energia elettrica è oramai, diciamo, scadente da più di 2 giorni e soprattutto non ci sono le connessioni telefoniche che evidentemente creano difficoltà anche a noi di prendere contatti con i proprietari e i gestori. Quindi attendiamo con ansia, diciamo, di sapere qual è, l'esito di questo arrivo dei nostri soccorritori e poi saremo in grado di dare qualche notizia più Assolutamente. precisa. Le posso soltanto chiedere se questa persona che ha chiamato i soccorsi ha fatto altri numeri, ha detto di essere vicina ad altre persone. No, non si è qualificato in tal senso, ha chiesto i soccorsi dicendo che insomma, la slavina aveva appunto interessato la struttura dell'hotel. E non ha aggiunto altro, quindi aspettiamo anche noi, ripeto, con molta, diciamo, a questo punto ansia, anche la certezza che nulla sia accaduto agli ospiti e agli operatori stessi, l'auspicio che noi ci facciamo e facciamo soprattutto agli ospiti presenti in struttura. Assolutamente che condividiamo. Presidente, le chiedo anche più in generale, la situazione al momento nella sua provincia, colpita come gran parte della regione È Abruzzo? molto, molto critica sui due versanti, sia la Maiella che diciamo, sul lato opposto, che è il Gran Sasso, appunto dove incide l'hotel Rigopiano. Sono due versanti che hanno avuto la stessa, diciamo, quantità di caduta di neve, pesante tra l'altro, difficile da rimuovere dalla viabilità, che appesantisce i tetti, crea disagi notevoli. Soprattutto a chi deve intervenire per portare soccorsi. Abbiamo delle abitazioni che tra l'altro ci hanno segnalato essere anche crollate con l'abbondante nevicata, quindi i tetti che non reggono questo peso e stiamo intervenendo anche in altre località in quella zona del Gran Sasso, soprattutto lato Pescarese, a Villa Celiera e in alcuni altri casi sulla Maiella, a Sant'Eufemio Maiella, Rocca Morice, sono tutti comuni che insomma, sono interessati allo stesso modo da una quantità di neve eccessiva caduta in poco tempo e quindi che non consente la perfetta, come dire, gestione di un'emergenza neve normale che comunque in questo caso non ha Certo. permesso, ecco, la pulizia delle strade in modo regolare, però ecco, lo stiamo facendo in modo puntuale con tutti gli operatori che sono in questo momento impegnati per ridare sicurezza soprattutto ai cittadini che si vedono oltretutto beffati dal fatto di aver subito delle scosse di terremoto molto forti e quindi bloccati in casa nella neve e non Non poter potendo nemmeno neanche uscire di mettersi in casa. sicurezza, sì, è difficile Questo è soltanto il da vero immaginare problema una che c'è situazione del qui. genere. Le chiedo soltanto se vuole rivolgere un appello ai cittadini, se ha qualcosa da dire. Ma intanto noi abbiamo detto da qualche ora, anche 2 giorni, diciamo questa notizia, la vogliamo comunicare anche questa sera, di non uscire, diciamo, assolutamente, di non prendere le macchine, di non avventurarsi per cose futili, di farlo solo per cose necessarie e noi saremo in grado, ecco, nelle prossime 24-48 ore di consentire una viabilità più sicura e consentire soprattutto a chiunque ne ha bisogno di approvvigionarsi, ecco, di quello di cui necessita. E se questo non è possibile, lo possono chiedere anche a noi direttamente in prefettura, in provincia, insomma, lo stiamo organizzando anche con servizi diretti sui comuni tramite i sindaci che stanno collaborando veramente alla grande.